Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto belle occasioni, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo avuto un'altra occasione e poi il secondo tempo ci siamo abbassati un po', ci sono mancate energie, purtroppo abbiamo un virus dentro, uno spogliatoio, qualcuno ci ha trovato la febbre, qualcuno non se n'è andato tutta settimana, quindi eravamo un pochino senza energia alla fine, purtroppo, e quindi ce li siamo portati troppo bassi. E comunque hanno meritato il pareggio. Non possiamo essere soddisfatti del risultato, però dobbiamo accettare il verdetto del campo e dobbiamo capire che quello che abbiamo fatto non basta. Sicuramente l'inizio è stato buono, è stato incoraggiante, l'impatto alla partita, l'aggressività che abbiamo avuto. Poi quando ci mancano energie dobbiamo essere un pochino più astuti, ecco, nel gestire le partite. Ma posso anche essere d'accordo con te. Però in tante situazioni, se riuscivamo a essere leggermente, ma io non è che ti parlo di cose grandi, però loro, se guardavi loro la rimessa, avanzavano sempre le braccia loro, sembrava tutte loro le rimesse, i falli erano tutti loro, minimo, c'era solo questo. Però comunque la cosa principale è che ci è mancata l'energia. La mia analisi è questa, poi la riguarderò da fuori, quando la riguardo al computer, sai, è sempre un pochino diversa la cosa. Però proprio l'aspetto di energia, l'aspetto di voler fare la corsa in più per il compagno oggi ci è mancata, perché siamo arrivati un po' cotti. È stato un regalo, io non l'ho visto benissimo, ma comunque è stato un regalo perché se andiamo a analizzare i numeri, il nostro portiere probabilmente ha fatto una parata che probabilmente era fuori la palla, ma comunque ha fatto una parata in tutto il tempo. Poi ci siamo abbassati. Non siamo stati aggressivi, non abbiamo tenuto più una palla al secondo tempo, abbiamo avuto un sacco di problemi al secondo tempo e sicuramente qualcosa in più loro hanno fatto, però è come hai detto te, l'abbiamo regalato noi. Sì, diciamo che c'è stato questo cross dalla nostra destra, che purtroppo c'è stato un duello dove uno di noi magari l'ha lasciata andare, poi è arrivato, si è inserito il centrocampista e ha fatto gol. Però secondo te con più difficoltà del Sì, come ho detto prima, secondo me secondo tempo ci è mancata un po' di energia a livello fisica. Perché comunque veniamo da una grande partita a livello fisico contro l'Atalanta e ci sono stati in settimana tanti ammalati con la febbre, un po' così accacciati e siamo calati. Non dovevamo farlo, però abbiamo fatto anche un gran primo tempo, secondo me. E purtroppo. Sì, ma anche secondo me nel primo tempo dove noi siamo stati molto superiori rispetto a loro, dovevamo fare magari un 2-0, ma un 3 magari era tanto, magari però 2 gol di scarto era già diverso affrontare il secondo tempo. quindi Sicuramente come hai detto tu, sono venuto in ritardo perché alla Juve sono un po' di cose, però ero fuori rosa e ci vuole tempo, poi un fisico come il mio, alto così, ci vuole tempo. Diciamo che i mesi freddi aiutano anche ad entrare in condizione, perché con i mesi caldi il nostro fisico ci mette ancora soft. Però io mi sento bene, anche, dico la verità, venivo da 2 giorni dove non mi ero allenato, però sto bene.